La necessità che emerge poi dettagliata nella lettura delle diverse composizioni, che questo diarietto sia cattolico. Tanto grazie a tutti di essere qui. Ma cattolico l'ho usato perché innanzitutto volevo scandalizzare un po' il libraio, chi avrebbe letto il titolo proprio, e poi è una parola che molto mi appartiene. Cattolico vuol dire universale, è un termine confessionale, molto confessionale, e sono cattolico, quindi quando ho scritto questo diarietto, l'ho scritto in alcuni anni, e non so se l'è sempre portato dietro questo aggettivo. Diarietto, la scrittura di questo diarietto ha proprio la ritmica di un diario, non dico di pensieri della sera, ma di appunti appuntati nel tempo in forma di diario, quindi come citando una santa davvero, quasi come fosse una storia di un'anima in un lungo periodo. E diarietto è stato anche una parola che ho rubato, questa di diarietto, che avevo controllato e nel vocabolario non c'era. E l'ho rubata a un poeta toscano che mi è molto caro, del Novecento, Carlo Betocchi, che non intitolò un suo libro diarietto, ma intitolò una sezione di un suo libro, che si chiamava Diarietto invecchiando. E proprio mi fece un po' l'antitesi, nel senso che questo libro voleva essere un po' fuori dal tempo, quindi non sentire l'invecchiamento, però appunto avevo giocato con un tributo, quindi diarietto cattolico. Fuori dal tempo, ma con una storia, però c'è un'evoluzione, c'è un percorso, magari di questo ne parleremo più tardi, dopo che avremo ascoltato, grazie alla lettura di Giorgio, altre composizioni. E perché la parola poetica, prima di tutto per te, non il racconto, non il diario, nella forma appunto di narrazione, perché tu senti più tua la parola poetica? Da quando, da come nasce questo tuo legame con la poesia? La poesia è stato, come per tutti credo, un incontro. C'è stato un giorno in cui si è nata una poesia.